raccolti, collazionati i verbali degli altri seggi, vi do intanto lettura dei totali dell'affluenza. Elettori assoluti 491, elettori ponderati 311,10, votanti assoluti 371, percentuale assoluta votanti 75,56, votanti ponderati 262,85. Passiamo ai risultati totali dello scrutinio. Prima i voti assoluti. Bianche 10, schede nulle 5. Voti Claudio De Capua 30. Voti Nicola Moraci 69. Voti Giuseppe Zimbalatti 257. Voti ponderati. Bianche 7,45. Nulle 1,25. Claudio De Capua 20,45. Nicola Moraci 48,05. Giuseppe Zimbalatti 185,65. Abbiamo proceduto a determinare i quorum. Il primo quorum, che è dettato dall'articolo 17,7, che risulta essere, lo ricordo, prevede che nelle prime due votazioni eletto il rettore il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto computati ai sensi del comma 6, che prevede la ponderazione dei voti. Il quorum calcolato è 156,55. Il secondo quorum, che è dettato dal comma 8 dell'articolo 17, che dice: in ogni caso, fino alla terza votazione di ballottaggio, il rettore deve avere più del 50% dei voti dei professori e ricercatori votanti complessivamente computati, ivi compresi ricercatori a tempo determinato, computati ai sensi del comma 6. Il quorum richiesto è 112,75. Anzitutto ringrazio la Commissione elettorale per l'onere che ha affrontato. Ai tre candidati dobbiamo una competizione che è stata cavalleresca quante altre mai, e ve lo dice un settantenne che ha assistito a tutte le competizioni che in questo Ateneo si sono svolte. Questo è il primo valore di questa competizione. Vorrei ricordare un fatto di stima personale, se vogliamo nemmeno accademico, che nel mio ricordo anche più remoto vede sempre un docente ed amico come il professore Capua, che non fa parte della mia sfera umanistica nell'Accademia, presente ai convegni che io ho svolto, diciamo, in almeno 30 o 40 anni di attività in questo Ateneo, su tematiche che pensavo che per un ingegnere dovessero essere assolutamente barbose. Devo anche esprimere una stima tecnica per il professor Nicola Moraci, che ha mantenuto di fatto una carica che io non potevo rinnovare né a lui né agli altri colleghi, vale a dire quella di prorettore, nel caso specifico di prorettore alla ricerca, e tutti i delegati e i prorettori del mio predecessore sono rimasti in carica in una situazione fortemente onerosa, senza che io avessi, appunto per la mia qualifica di rettore re gerente causa, la possibilità di rinnovarli. E di questo sono grato, nella persona del professor Moraci, a tutti quelli che insieme a lui hanno svolto questi compiti fino ad oggi, senza i quali, devo dire, non sarei potuto andare avanti. Re gerente causa vuole dire per l'ordinaria amministrazione, ma io tutto ho fatto qui meno che l'ordinaria amministrazione. La sola ragione per cui mi sono fatto carico di questo calvario, perché di questo vi assicuro che si tratta, o almeno si è trattato fino ad oggi, è stato invece un fatto assolutamente straordinario. La situazione straordinaria che stiamo vivendo e che stiamo anche proprio da oggi sicuramente superando.
è la prima e potrebbe anche essere l'ultima volta che io indosso l'ermellino rettorale, ma ho voluto farlo per dare solennità a questa decisione che ha visto un plebiscito nella persona del professore Zimbalatti. E con la stessa fiducia che la stragrande maggioranza dell'elettorato gli ha riconosciuto, che io ho l'onore di proclamarlo rettore eletto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ottavo rettore a partire da Quistelli, che fu il primo dei rettori non eletti, con una differenza, che lui fu nominato dal Ministero nell'incipit, mentre io non sono stato nemmeno nominato, ho preso possesso della carica. Ecco, l'ottavo rettore ha il compito gravoso di traghettare fuori dell'emergenza la nostra università. L'incipit è un incipit ottimo. Voglio cogliere anche l'occasione per ringraziare gli organi accademici collegiali, il Senato e il Consiglio di amministrazione, che hanno votato all'unanimità alcune dolorose decisioni che abbiamo dovuto prendere del tutto indipendentemente dalla magistratura, ma nello spirito più rigoroso del rispetto della legge e della norma, in un regime di libertà. E io sbandiero il fatto che una mia proposta sia stata bocciata dal Senato accademico ed un'altra sia passata a maggioranza, perché non ho alzato il telefono per preparare i colleghi sedenti negli organi ad accondiscendere alle mie richieste. Ho accettato il voto contrario perché intendo dare un segnale e sono sicuro che Zimbalatti proseguirà in questa strada. Ha detto al mio dipartimento: non è fuori dagli organi accademici, ma in seno ad essi che vanno prese le decisioni per la vita dell'università. Sono ora onorato di stringergli la mano. Insomma, tutto questo giro vorticoso che ci ha coinvolti e trascinati in questi tre mesi e che la nostra università non si è mai fermata. Non si è mai fermata perché sin dal primo momento tutte le persone, tutti i colleghi, i direttori di dipartimento, il personale tecnico amministrativo, capi area, funzionari, hanno moltiplicato, decuplicato i loro sforzi perché non si fermasse, perché continuasse tutto come se nulla fosse, nel senso delle attività ovviamente, perché è evidente che qualcosa è successo qualcosa dalla quale dobbiamo trarre degli insegnamenti, e sono gli insegnamenti che nel mio piccolo ho cercato un pochino di tradurre, di interpretare nel mio programma. E ricorre circa il 40° anno della fondazione ufficiale dell'università, ma siamo a circa 60 anni di nostra di vita, e quindi se ci troviamo oggi, come diceva il rettore Costabile, a celebrare l'ottavo rettore di questa università, non possiamo non rendere atto e ringraziare tutti i rettori che ci hanno preceduto, che hanno preceduto anche il professor Costabile, compresi quelli che purtroppo non ci sono più. E ovviamente potete, penso
penso che sia immaginabile lo stato emotivo come uno stato emotivo così forte si possa essere impadronito di me. E io ho iniziato la mia carriera, la mia attività professionale a Gallina, è un giovincello scherzoso, mi ero laureato a Napoli, per cui tornare a Reggio Calabria ed avere questa fortuna è stato... È stato un grande privilegio. Io ho avuto tutto da questa università e darò tutto quello che è possibile per questa università.